Siamo con il preparatore atletico del Gladiator Vittorio D'Amore. Allora, buonasera Vittorio. Buonasera. Allora Vittorio, siamo da una settimana qua a Chianciano Terme. In cosa consiste il tuo lavoro e quali sono i tuoi obiettivi? Il mio lavoro consiste appunto, il mio ruolo è quello di creare una condizione atletica nei vari giocatori. Stiamo lavorando da una settimana e diciamo che il lavoro procede nel migliore dei modi. Ho trovato un buon gruppo col quale lavorare. Qual è il giocatore praticamente più sfaticato? È quello che ti dà più No, soddisfazioni dal punto di vista proprio a dire della la verità, è un abnegazione? buon gruppo. Non ho trovato fortunatamente nessuno che non ha voglia di lavorare, anzi, gente che è comunque predisposta a lavorare e quindi a sacrificarsi per poi trovare i benefici poi in futuro. A che punto sta la squadra secondo il tuo punto di vista? Siamo nel periodo di maggior carico, diciamo, della preparazione. Stiamo raggiungendo quello che io considero il nostro picco massimo. Allora Vittorio, in cosa consiste adesso da qua fino alla fine del ritiro il lavoro della squadra? Il lavoro che andremo ad affrontare da qua alla fine, praticamente fino all'inizio del campionato, sarà il lavoro prettamente specifico per che occorre per il gioco del calcio, quindi lavori prettamente inerenti alla partita, quindi esercitazioni di movimenti a pressione dove il ritmo sarà anche un po' più alto, proprio perché per quanto riguarda, d'accordo con il tecnico, mi ha richiesto proprio un lavoro specifico perché lui vuole sempre pressing a tutto campo. Quindi comunque abituare anche i giocatori a questo tipo di mentalità. E lo stiamo facendo anche con esercitazioni con la palla, togliendo qualche lavoro a secco, proprio per abituarli a quel concetto di pressione. Io mi auguro appunto di poter contribuire a far ritornare questa piazza, diciamo, a dei livelli più consoni a quelli che sono stati in passato.